Ciao ragazzi, io sono El Gazi e questo è il canale di El Gazi e oggi vediamo quattro consigli per se vuoi diventare un motion designer. Graphic motion designer o non lo so, animatore grafico è la stessa cosa, alla fine è la stessa cosa. Vediamo questi quattro consigli per se vuoi diventare un motion designer. Prima però dobbiamo capire che cos'è. Ma io ho bisogno di imparare solo un software e quindi sono un motion designer? Se imparo tutti i plugin del mondo e quelli che esistono nel resto del mondo sono un motion designer? Dobbiamo vedere prima nel dettaglio che cos'è e poi vedere tutte queste cose qui, ok? Se pensi di sapere alla fine che cos'è un motion designer e hai una definizione già ben precisa, devi sapere che non è proprio così ben definita. Quindi vediamo nel dettaglio che cos'è, perché alla fine il motion designer è rispetto ad altre professioni è una professione con una vasta conoscenza della materia di studio. Ci vuole una conoscenza più vasta, ecco. Adesso vediamo più nel dettaglio effettivamente che cos'è questo motion designer, che cosa mangia, dove vive, se ha relazioni sociali. No, ve lo posso dire perché anch'io sono un motion designer, quindi adesso vediamo insieme. Manda la sigla. Allora, per i quattro consigli dobbiamo rimandare alla fine perché dobbiamo vedere prima che cos'è, ok? Quindi il motion designer o motion graphic è quella professione che è in grado di dare vita alle grafiche statiche utilizzando animazione tradizionale, effetti visivi, tecniche cinematografiche e deve dare vita alla grafica statica, ok? Quindi partiamo da questa definizione. Perché, come il grafico pubblicitario o il grafico in generale, deve rendere interessante e coinvolgente il prodotto. Quindi, oltre a animare, eccetera, deve coinvolgere, deve rendere interessante un prodotto, ok? Quindi il suo obiettivo è quello di dare, comunicare un messaggio, suscitare una reazione emotiva nel proprio pubblico, ok? Quindi deve emozionare. Quindi per fare questo ha bisogno di sempre più tecniche e sempre più opzioni per effettivamente muovere e rendere interessanti queste grafiche. Importantissimo. Quindi prende in combinazione sia fotografie, illustrazioni, animazioni, video, footage, rotoscope, qualsiasi cosa per poter rendere interessante l'animazione e la grafica statica. Quindi tutto quello che riguarda la grafica, tutto quello che riguarda l'animazione grafica può andare dai film a un videogioco, video musicali, anche grafiche televisive e comunicazione web. Tutta la comunicazione web un motion designer può metterci mano e animare le cose. E anche, diciamo, le cose tra virgolette noiose come le presentazioni aziendali, oppure, anzi, noiose no, perché alla fine tu devi rendere molto interessante anche le presentazioni aziendali. Quindi il nostro compito è quello di rendere interessanti le cose muovendole non a caso. Il software di motion design, le conoscenze dei software devono essere vaste per il motion designer. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio perché. Quindi il motion designer non deve avere solo una base di conoscenza grafica molto, molto solida, ma anche una conoscenza molto profonda e molto specializzata nei software per fare motion design. Quindi deve sapere non solo interagire con i software, ma anche interagire con altri artisti, perché il motion designer può mischiare e interagire e collaborare con altri artisti per realizzare chiaramente l'animazione. Ma la cosa più importante da non dimenticare è che il motion designer deve avere quella dote che devono avere tutti gli artisti, ossia la creatività. Senza la creatività fare il motion designer diventa come essere un uccello e non avere le ali, praticamente.
un esempio stupido, però è effettivamente così. Quindi il motion designer deve essere un creativo che porta a termine in maniera creativa i titoli del film, diciamo la grafica animata per una pubblicità, e con qualsiasi mezzo a sua disposizione. Quindi sia che tu abbia solo una camera o un pezzo di carta, tu puoi fare il motion designer se tu hai la conoscenza per, diciamo, per poter applicare questo tipo di cose. Quindi, e portare a termine con un obiettivo quello che è il tuo compito, e animare e dare sostanza a quel messaggio che devi portare a termine. Però parliamo dei principali software che un motion designer deve conoscere, o probabilmente conosce, perché sono i più famosi, che sono After Effects, Anime e Cinema 4D. Questi sono, diciamo, la base per un motion designer, che deve conoscere bene, o comunque conoscere uno di questi, almeno conoscere uno di questi molto bene, per poter portare a termine un progetto. Quindi sui software non esiste una dittatura dei software, quindi è quello che conta, quello che è importante è la creatività. Quindi quello che tutti i motion designer hanno in comune è quello di, con diversi stili, è quello di combinare questa capacità comunicativa attraverso l'animazione, attraverso video, testi, musica e parlato, e voice over, che può essere molto descrittivo. E addirittura più conoscenze, come ho detto prima, come più conoscenze un motion designer ha, meglio è. Quindi se conosce gli effetti speciali, l'animazione 3D, può integrare a favore del messaggio, a favore dell'animazione, se tu animi un personaggio, se tu lo sai animare in 3D, se tu sai fare degli, la, che ne so, la, una, un'esplosione, può essere tranquillamente a favore del tuo messaggio. Però adesso parliamo un po' della storia e l'evoluzione della motion graphic, del motion design. Ma è sempre la stessa cosa, io dico motion design e basta. Quindi è stata l'industria del cinema a dare il calcio d'inizio alla motion graphic e ai motion designer. Ed è stata l'industria del cinema a raffinare questa professione, e diciamo i due più grandi pionieri del motion graphic sono stati Saul Bass e Adelaine Bass. I loro lavori sono presenti nell'industria del cinema negli anni 50 e 60, e infatti avevano questa capacità di comunicare tutta l'atmosfera del film attraverso l'utilizzo di grafiche molto molto semplici. Queste sono state un po' la loro base per dare vita al motion graphic. Però diciamo che il primo a definire, a dare un nome a questa forma d'arte è stato il John Whitney. John Whitney, diciamo che ha dato la definizione, ha anche chiamato la sua prima azienda Motion Graphic Inc. E la sua azienda, diciamo nel 1960, si occupava proprio appunto di creare sigle per la televisione, sigle per il cinema, tutti i titoli all'inizio dei film, diciamo, erano state create dalla sua azienda. Poi sono stati 10 anni dopo, negli anni 70, che Whitney iniziò, diciamo, a creare dei processi digitali per la motion design, che ufficialmente è come la conosciamo oggi, con processi digitali e matematici e fisici e flare, robe, cose, animazioni 3D, blah. Però diciamo che l'animazione tradizionale ha avuto un ruolo importante e non smise di essere, diciamo, applicata nella motion graphic da quel periodo lì. Quindi dopo tutto questo discorso, dopo tutta questa storia e questa introduzione, ti posso dare 4 consigli per se vuoi iniziare, o comunque se vuoi, diciamo, migliorare le tue capacità da motion designer. Iniziamo. La prima cosa che ti posso dire è che devi studiare grafica e studiare storia dell'arte. Questo è il primo consiglio che ti posso dare, che secondo me arricchisce molto di più i tuoi progetti e ti dà molta più capacità di creare. Quindi studia grafica e storia dell'arte. 2.
molto importante, studiati bene i 12 principi di animazione. I 12 principi sono quelli idealizzati e creati dagli animatori Disney negli anni 80, che erano Hollis Johnson e Frank Thomas. Quindi importantissimo sapere i 12 principi, che poi non ti sto qui a dire nel dettaglio quali sono, perché magari ci sono migliaia di video, posso fare un video adatto a questo, ma i 12 principi sono molto importanti per animare qualsiasi cosa e per fare e dare vita alla grafica e alle animazioni in generale. Numero 3, diventa un esperto nella tecnica e nel programma, quindi cercati un libro su come diventare un master in qualsiasi cosa, che ce ne sono anche lì a migliaia, e devi conoscere il programma, quello che stai utilizzando, così potrai lasciare tranquillamente libera la tua creatività per poter animare e creare. Numero 4, e non meno importante, molto importante se vuoi essere un professionista della motion design, diciamo ricercato e interessante, è che tu devi essere bravo a risolvere i problemi, non solo per quanto riguarda il progetto, ma anche per quanto riguarda il sistema del programma, del software. Quindi devi essere bravo a risolvere i problemi del software. Ti darà sempre questa libertà creativa, più conosci meglio è. Questo è il quarto consiglio, e quello più diciamo per chiudere: devi essere bravo a risolvere problemi. Allora, questo è tutto. Io come motion designer, come grafico, è un infinito, non sono qui, diciamo, non sono il professore, che il professorone che ti sta a dire quello che devi fare, però con quel poco di conoscenza che ho ti posso dire che questi sono i 4 consigli che io personalmente ti posso dare. Partecipa alla nostra community su YouTube, puoi iscrivere, commentare, mettere like, fare quello che vuoi. Ogni giovedì trovi un podcast sulla creatività alle 19 dentro questo canale. All'interno di questo canale facciamo una live con un artista, un creativo, è molto interessante, ti consiglio di partecipare, e noi ci vediamo al prossimo video. Io ti ringrazio per esserti iscritto al canale e per aver messo like, che so che l'hai fatto. Noi ci vediamo ogni giovedì alle 19, come ho detto prima, e ogni settimana con un video nuovo. Ci vediamo, bella, ciao.